tardi, però questa malinconia stasera la cacciamo via con un concerto molto bello. Rimarrete veramente, secondo me, colpiti, perché ci immergiamo in un mondo di magia e credo che non ci sia un posto più bello dove immergersi nella magia in un rito quasi sacrale, che sì, che è una chiesa come questa, una basilica così antica e così cara a tutti noi. E stasera, grazie all'amministrazione comunale che è stata veramente molto sensibile alla cultura, facciamo una grande scommessa. Non sentiremo delle musiche facili, conosciute, sentiremo delle musiche antiche. Il gruppo che vi presentiamo è un gruppo di giovani, ma nonostante giovani così interessati a fare una ricerca nell'ambito della cultura e della tradizione della musica di tutta la Campania, loro da 2 anni a questa parte vanno cercando in tutti i modi possibili, attraverso reperti storici, archivi, musiche che raccontino un po' come i nostri avi nella nostra terra hanno vissuto il Natale. E quindi questo spettacolo si chiama Natale perché cerca proprio il vero senso del Natale, quello che forse ognuno di noi porta nel cuore, e forse quella delusione, quella malinconia che in sere come queste abbiamo è proprio non riuscire più a trovarlo. È la musica che è questo grandissimo veicolatore di emozioni, le emozioni più profonde, quelle più vere, è forse il metodo più giusto, più potente per raggiungere il vero senso del Natale. E voglio ringraziare, quindi dicevo, l'amministrazione comunale, voglio ringraziare il sindaco che non è potuto venire stasera, ma qui va il nostro caro saluto, perché abbiamo un sindaco che è vicino alla nostra sensibilità, ai nostri desideri, e in questo caso anche al desiderio di cultura, di musica e di valori profondi, di tradizioni. E voglio ringraziare l'assessore che dopo verrà per un saluto e che è qui presente, Giuseppe Gargiulo, che ha creduto in questo progetto, e anche Marzia Eliano delle Muse, un'associazione culturale molto attiva sul territorio che cerca proprio di portare avanti le novità, che però siano novità di sostanza. I giovani che vi presenteremo, che tra poco ci delizieranno con la loro musica, sono Martina Mollo, che sta al piano e alla fisarmonica, una ragazza giovanissima ma piena di talento e piena di voglia di trasmetterci i suoi valori, la sua cultura musicale. Caterina Bianca, che è una violinista, Beatrice Valenti al contrabbasso, una donna così giovane per uno strumento così importante, così grosso, Chiara Carnevale, che si occuperà della tamorra, Lello Russo e Miran Lattanzio, che saranno le voci. E quindi ancora qualche minuto di concentrazione, di silenzio, e poi ci immergeremo in questo magnifico viaggio del Natale, delle nostre tradizioni, del nostro cuore. Grazie.